Italiani immigrati a New York, la storia della pizzeria Rizzo aperta dai fini anni 50. Bentornati a New York, bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici, viaggi e video motivazionali. Iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando le notifiche per ricevere i video in tempo reale. Torna la rubrica sugli immigrati italiani fuori dall'Italia, negli Stati Uniti e a New York, e oggi ho il piacere di intervistare un personaggio della famiglia Rizzo, nonché una delle mie pizze preferite in assoluto a New York. Dopo ve la facciamo anche vedere, e quando verrete a New York o se vivete a New York venitela a provare ad Astoria. Sono con David, che è il nipote di Gaetano, un immigrato italiano arrivato a New York a inizio Novecento, e con la moglie Floriana. Dato che un sacco di voi mi hanno chiesto storie di immigrati italiani, perché non intervistare una delle famiglie che ha portato un'attività così importante, che è appunto la pizza? Oggi con David, tra l'altro abbiamo un bambino, dopo ve lo facciamo vedere, è il loro quinto figlio, che è nato durante la pandemia, quindi bravissimi. David, ci racconti un po' la storia di tuo nonno, quando è arrivato, in che anno, da dove è arrivato, qual è stato il percorso del suo arrivo a New York? Per quello che mi ricordo, lui doveva partire da Sicilia perché non c'era lavoro, ovviamente. È venuto qua per l'opportunità, con la speranza di trovare la ricchezza, certo, dell'America. Quindi il sogno americano? Sì, sì. Quando si dice il sogno americano? Sogno tipico, okay. Sì, sì. Sicilia dove? Messina, Umbria, Palermo, Racuglia. Ok. Dipende da quale parte della mia famiglia stiamo parlando. Certo. Non mi ricordo quale. Ah, ok. Comunque da mia mamma, di mio padre. Ah, ok. Quindi sia dalla parte di tua mamma che dalla parte di tuo papà erano entrambi siciliani? Sì, sì, okay. Tutti e due, sì. E tuo nonno è arrivato tramite Ellis Island? Sì, lui è venuto due volte. Doveva venire prima per sistemare tutto, per trovare il lavoro, per trovare un posto, un appartamento, diciamo. E poi ritornava per prendere mia nonna. Ok. E in che anno? Di che anno stiamo parlando? Intorno al 1900. 1920, sì, all'inizio, sì, sì. Così, penso subito dopo la guerra. Lo vuoi essere in braccio? Prendilo, così è con noi. Ecco la creatura che arriva con noi, voleva essere in video. Quindi tuo nonno arriva a New York tramite Ellis Island, ritorna in Sicilia, prende la moglie, ritorna di nuovo a New York, nascono i tre figli, quindi tuo papà, tuo zio e tua zia, due dei quali creano Rizzo Pizza, sì, giusto? Che prima della pandemia, correggimi se sbaglio, aveva tre location: Upper East Side, Lower East Side e Astoria. Sì. 1959, giusto? Sì. Per i primi 10 anni c'era solo la pizza. Pizza quadrata, col senza pomodoro. Senza pomodoro? Sì, sì, no. Con pomodoro, sì, e mozzarella. Pomodoro e mozzarella, basta. Quindi i primi 10 anni pizza quadrata con pomodoro e mozzarella, basta. Basta. Sì. Ok. C'era si un'altra entrava, scelta. Si entrava e si dice, non chiedevi cosa ti posso dare, sì, oggi, cosa ti posso offrire. Guardavi e dicevi, quanti te ne devo dare? Ognuno, wow, che entrava, quanti ognuno ne che vuoi? Entrava, questa pizzeria sapeva già cosa facevamo e cosa volevamo. Wow. Interessante. E non c'era un display, la pizza, sì, era... perché non c'è niente da vedere. Certo, perché era l'unico prodotto, sì, che serviva, sì, Rizzo. Infatti il bancone era così alto che non si poteva vedere neanche cosa... La pizza cosa era faceva sopra il tavolo, dietro. Wow. Su, entravi, sì, e dicevi quanti ne vuoi. Sì. Ok. Come mai quadrata? A New York siete stati i primi a fare la pizza quadrata? Probabilmente, non conosco un altro, non vorrei dire, certo, proprio, certo, sì. Certo. Però non conosco un altro che faceva... Forse qualcuno dei primi. Sì. Non so. Ma tutti se... quelli che lo fanno adesso sono nuove, pizzerie, certo, nuove. Ma per esempio... Ma non conosco tutte le pizzerie vecchie. Sì. Arturo's, Grimaldi, sì, Tortono, non fanno fanno solo come, tonda. Sì, come nostra. In Sicilia va molto la pizza. Non so come pizza quadrata è diventata pizza siciliana. Okay. Però qua si dice pizza rotonda, pizza siciliana o pizza regolare. Okay. Regolare è triangolare, certo, rotonda.
è siciliano. Forse perché quadrata. Sono stati siciliani a introdurre la pizza quadrata in America. Probabilmente sì, perché sì, le pentole erano... Gli piace. Ti piace Chiara? Sì. Farai sì. Il ballerino? Ecco, sti piedi grassi, non lo so. Sono meno piccante. Pepperoni. Pepperoni, non si sa perché. Non si sa perché. Pepperoni, perché sono un po' piccante. Pepperoni. Perché no, come si scrive, credo. It's pepperoni. No, non credo. Pepperoni? Pepperoni, perché c'è il ma perché oni? Oni? Che oni? Pepperoni? Non i peperoni piccanti non so, in Italia. Non so da dove è uscito. Ah, peperoni piccanti in Italia. Ok, stiamo inventando il motivo per cui si chiamano i peperoni, che in realtà in Italia è il salame piccante, sì, ma in realtà è la soppressata, esatto. No? Sì. Dicevi? C'è pollo, bacon, cipolla e barbecue sauce. E si chiama americana? Si chiama americana perché gli americani la mangiano particolarmente. Tu la mangi? No, grazie. Non è per me, preferisco la tipica italiana. Poi ci abbiamo, aspetta, vediamo. Questa è la umma umma. Umma umma. Umma umma. Perché sì. Si chiama così? Ti ricordi la canzone di Renzo Arbore? A no. Umma umma. C'era un programma di canta Renzo Arbore. Canta anche tu, canta anche tu. A umma umma. Si chiamava Indietro tutta, penso, non mi ricordo. Ok, e c'era quindi questa a umma umma, poi. Questa qua è la nostra versione di Margherita. Ok. Che ce l'ha praticamente cipolla, mozzarella fresca, basilico e pomodoro fresco. Questa è la quattro formaggi. Quattro formaggi. Che tutti sanno che cos'è. E questa è la fantasia. Fantasia? Sì. Pesto, olive, peperoni arrostiti, ricotta. Oh, e non prendete e mozzarella. Banconote oltre $20? No, okay. Sai perché? Quella è la mia preferita. No, dimmi perché. Perché abbiamo avuto dei clienti che ci hanno pagato con banconote false. Torniamo alla pizza. Cambia negli anni, no? Introducete più toppings. Negli anni 60 hanno introdotto questi due, tre toppings. Salsiccia, peperoni, cioè salame piccante, soppressata. Funghi. E acciughe. Ok. Acciughe. Solo queste qua. E poi negli anni forse 96-98 abbiamo introdotto la pizza rotonda. Ok, wow, quindi non cioè una ventina di anni fa. 40-45 anni abbiamo fatto esclusivamente pizza quadrata. Ma invece lo stile è più pizza romana. Sì, pizza fina, romana. Fina, leggera, più salsa che formaggio. Comunque, questo era lo stile della pizza che conosceva mio padre. Ok. Questa è come la cuciniamo. Ok. La mettiamo nell'angolo, bella calda calda. Tutto quello che faceva, faceva perfettamente. Non okay. Lo faceva proprio. Era una persona molto precisa, molto diligente. Meticolosissima. Sì. Meticolosa. Quando cacciava la pizza dal forno con ogni una forchettina piccola piccola. Alzava il formaggio e lo metteva al posto se era un po' spostato, sì. Okay. Dal centro. Ogni pizza era proprio meticolosamente cotta da sì. Lui. Quando arrivava la mattina ad aprire la pizzeria per cominciare a fare l'impasto, ma arrivava molto prima del solito perché quando apriva la porta gli piaceva sedersi, prepararsi il suo caffè qui. Portava proprio la sua macchinetta personale. Aveva la macchina del caffè per se stesso, si sedeva, wow. Si cambiava, preparava il suo caffè, si sedeva, leggeva il giornale, ogni mattina leggeva il giornale, sorseggiava il suo caffè e dopo che aveva finito cominciava a fare l'impasto, si metteva il grembiulino e faceva l'impasto. E questo è lui che apriva la porta e cominciava il suo giorno. Ti manca parecchio tuo padre? Sì, troppo. Mi dispiace. È bellissimo avere un ricordo di una persona speciale, no? Sì. C'è chi non ce l'ha. Sì. Voi avete avuto la fortuna di viverlo. Tu l'hai conosciuto? Sì, sì. Fortunatamente sì. Una persona molto, voglio dire, sofisticata. Una persona molto fine, di cuor gentile. Unica. Unica, unica. Io penso che era autentica. Unico in tutto quello che faceva.
onorabile. Una cosa molto bella di lui che non ti dava la sua opinione finché gli era chiesta. Se chiedevi a lui un'opinione, quindi te la dava. Molto rispettoso, no? Molto. Se parlavi di qualche problema davanti a lui, non diceva niente. Però nel momento in cui dicevi... Tu cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Ti dava la sua opinione. Siamo ad Astoria in questo momento, il quartiere dove vivo. E questa è la location principale, la prima Rizzo è nata qua da Astoria. Inizialmente i vostri primi clienti erano greci, italiani, irlandesi? Sì, sì. Più o meno, sì. Sempre da Europa. Quindi mio padre credeva che sarebbe stata una zona fertile, okay, diciamo, certo, per quelle che faceva, per la sua pizza, perché avevano già il concetto di qualità, di autenticità. Ma sai il motivo per cui hanno deciso di aprire ad Astoria? Lui era nato proprio qua. Ah, è nato ad Astoria? Sì, wow, da Astoria, okay. Sì. È cresciuto qua vicino. Sì. E non voleva viaggiare. Non voleva, no, voleva lavorare viaggiare vicino a casa. Sì, sì, proprio. Anche perché comunque in quel periodo i mezzi di trasporto non erano come sono oggi. Sì, hanno già il concetto di del paese piccolo. Non so se tutti lo sanno, ma la pizza costava come un biglietto del tram. Sì, sempre. Sì. Quanto costava questa pizza quando avete aperto? 15 centesimi. La pizza, ragazzi, un taglio, un trancio di pizza a 15 centesimi. Sì. Con un biglietto della metro. La metro adesso costa 2,75 se hai la MetroCard, se no 3 dollari se non hai un biglietto. Sì, sì. E la pizza costa 2,75 dollari. Sì, sì, sì. Quindi avete aumentato con l'aumentare della metro. Esattamente. Wow. Non è fatto apposta, però qualcuno ha menzionato anni fa che c'è sempre una relazione. È vero, un parallelismo. Sì. Wow, sì, sì, interessante. Sì. Dicono anche che il prezzo di pizza al taglio, sì, doppia, raddoppia ogni 10 anni. Okay. Anni. Ogni 10 anni fa doppia. Ok, e se calcoli, certo, 15, poi 30 negli anni 60. Certo, poi 60. $1.20. Sì, 70, sì. Wow, 80, è vero. 2,40, sì, sì. Però tu parli perfettamente italiano, quindi... No. Come no? Sì, sì, sì. L'ha imparato da me. L'ha imparato... Ma tuo padre ti parlava italiano o siciliano? Lui parlava siciliano, sì. Qual è la frase più che ti è rimasta più impressa di tuo padre? Qualche positiva, no? Cosa diceva sempre? Sia magari con la famiglia che a livello lavorativo. È stato bravo mio padre. Sì, eh? Sì. Ti ricordi una frase in siciliano che diceva spesso? Quella che diceva mia mamma sempre. Sarebbe? Mio padre. Non dire remember parolacce. No, you remember. You remember. One was the Chico Toccami. Ah, Chico Toccami. Chico Toccami. Chico Toccami. Chico Toccami. Aspetta. Chico in no. spagnolo? Chico no. Toccami. E la storia è perché no. litigavo mamma. Sempre con mio fratello. Avevamo 11 anni. Carregato. Sì. E mia mamma diceva che... Mamma, sì, mamma, sì. Chico mi tocca. E poi Chico toccami che mamma non guarda, okay. Hai capito? Lui e suo fratello litigavano e la mamma voleva dire, uno si lamentava, mamma Davide mi sta picchiando, sì. E poi la mamma sgridava Davide e poi il fratello faceva così, vuol dire mamma non guarda, ti posso, capisci? Perché pensi avete avuto tutto questo successo? Perché la pizza è unica, si può trovare. Confermo. So che vi fidate del mio parere. Si può trovare pizza dappertutto a New York. C'è pizza buona dappertutto. Però se vuoi Rizzo devi venire... Ad Astoria! Sì. A Rizzo. Sì. Questa... C'era anche, dicevo prima, nel Lower East Side e nell'Upper East Side che poi avete chiuso momentaneamente o... No. Deciso, ok. Però ad Astoria avete deciso di tenerla. Sì, sì. Perché per comunque sempre. Va. Sì, non per sempre. E lo dicevo prima a Floriana, i miei compleanni che faccio a casa, sempre pizza Rizzo. Grazie. Ordino pizza quadrata, mandatemela a casa. Grazie. E quindi anche tutti i miei amici scoprono la pizza perché
Io ho fatto una testa così, si dice in Italia, della particolare, pizza molto particolare, fina. È fina, croccante, è molto leggera, quindi molto, si digerisce molto bene, non c'è troppa mozzarella, la mozzarella sì, è di qualità. Più autentica, sì, sì. Io dico sempre alle persone che vengono qui, dovrei avere una o due, cosa pensi? Sì, dico, sì, puoi sì. mangiare tutto una puoi, pizza sì. intera. Questa è una pizza dietetica, tutta naturale, tutta naturale e fina. Sì, e anche se mangi tutta la pizza, non ti senti mai pesante, certo, perché sono ingredienti naturali. Quindi qual è la challenge più grande a portare avanti comunque una pizzeria ormai dagli anni 60? E nonostante il coronavirus, le difficoltà... Ce ne sono tante, specialmente per una pizzeria, per qualsiasi business che sopravvive per 60 anni, devi adattare. Ti devi adattare, certo. Il paese cambia costantemente, le preferenze dei clienti. Quindi hai notato comunque negli anni un cambiamento di gusti magari? Sì, sì, esattamente. Però avete comunque clienti fedeli che vengono da tanti anni. Sì, sai, sì, scusami, grazie. Sai che sì, la gente ci telefona dalla Florida, dalla California, mi puoi mandare una pizza overnight, non paghiamo di shipping, e l'abbiamo fatto. Davvero? Avete mandato la pizza in Florida? Sì. Hanno mandato la pizza in Florida, overnight. Abbiamo regalato la pizza. Regalato, loro hanno pagato con the shipping? Mi è dispiaciuto che dovevano pagare per la spedire pizza. La pizza, quindi ho detto se paghi per la spedizione, pago io per la pizza. Che bravo! Pizza. Sì, sì. Questo in Florida? Florida, quest'anno, Florida, Colorado, North Carolina, Pennsylvania anche. Sì, sì. E cosa hanno detto? Sì, è arrivata buona? O vogliono far provare a alla famiglia, i loro amici, o conoscono già la pizza e una era una sorpresa di compleanno per una signora vecchia, sì, se ti ricordi, sì, sì. La mamma, sì. Hanno fatto una sorpresa alla mamma, sì. Che faceva 65 anni, non mi ricordo, sì. Qualcosa, e lei era nata e cresciuta in Astoria, poi sì. Si sono spostati e la mamma diceva sempre, mi manda di Astoria la Rizzo Spizza. So, il figlio ha chiamato, ci ha contattato, ha detto sarebbe possibile avere 3 pizze. Mio marito gliel'ha regalata, ha detto guardate per la spedizione. Ma in realtà è buona anche riscaldata il giorno dopo, perché io l'ho fatto. Poi pure si può congelare la pizza, certo. Facilmente, sì. L'hai fatto tu, hai detto. Sì, sì. Ho fatto. Tu torni mai in Italia, torni in Sicilia? Sì. In Sicilia mai. In Sicilia mai? No, ci volevo andare con mio padre. Non c'è rimasto quasi nessuno. Adesso... La sua. Wow. Quindi andiamo da me. Vorrei un giorno. Dove andate esattamente quando andate in Italia? Alfano. Alfano? Provincia di Salerno, un paesino piccolo piccolo. Piccolino. Qualcuno di Alfano? Scrivetelo nei commenti. Certo. Sì. Sicuro? Sicuro, commentate. Allora, se c'è qualcuno di Alfano, fateglielo sapere che vi portano la pizza Rizzo la prossima volta che vengono vicino Salerno, in Italia. Qualche consiglio che daresti agli italiani che vogliono aprire un'attività ad oggi a New York? Dico che... ai miei amici, certo. Italiani che sempre vogliono venire in America, certo. Per trovare la stessa cosa, mm-hmm. che ha trovato mio padre, dico sempre che America è piena di opportunità, non c'è un limite, si può realizzare qualsiasi sogno, però si deve lavorare. Okay. Devi sacrificarti, sì. Come ogni cosa, non la è gente facile. Non è abituata, sì. Non è facile. Sono d'accordo. Sì, questo sono d'accordo perché molte persone, anche nessuno... molti giovani vogliono trovare il piatto pronto, come si dice, sì. E aspettano magari che il lavoro cade dal cielo, sì. Ma così non è, bisogna tutti, proprio... Tutti gli italiani che venivano tanti anni fa qui per lavorare, oh, sì, non sì. avevano problema a pulire la strada fuori, certo, o per lavare i piatti, certo, al ristorante. Certo. Sì. Sai, adesso le cose sono cambiate anche per quanto riguarda i visti, cioè non è poi più così facile entrare negli Stati Uniti, però secondo te ancora esiste il sogno americano? Quello sì, che ha vissuto tuo nonno? Sì, assolutamente. Sì, quindi il sogno sì. americano ancora c'è. Ma c'è un prezzo. C'è un prezzo a pagare, prezzo. Come per ogni cosa nella vita. Ultima domanda, che poi è anche quella che inserirò nell'ebook che sto scrivendo. Rimanete aggiornati iscrivendovi alla newsletter, perché sta per arrivare per voi una novità clamorosa. David, tu pensi di avere un superpotere? 5 punti.
È vero. Ma già risposto dicendomi che il suo superpotere sono i 5 figli. E confermo. Super papà. Super papà. Questo è quello che è. David è un super papà. Vero, verissimo, un super duper papà. Per oggi è tutto, come sempre vi lascio qua sopra le altre interviste fatte agli immigrati italiani a New York. Commentate e fatemi sapere se avete mai provato la pizza Rizzo e cosa ne pensate di questa storia ormai di immigrati di generazioni. Fatemi sapere se volete continuare questa rubrica di storie di italiani immigrati a New York. Per oggi è tutto da Chiari Ladyboss, David, Floriana, Tristan a New York. Anche questa intervista è giunta al termine. Mi hanno regalato un box di pizza, sono stati, vabbè, oltre a gentilissimi, ma una cosa impressionante, super super umili. David è una persona di un'umiltà incredibile, mi ha raccontato anche delle storie di personaggi famosi che ha conosciuto e non lo voleva dire in camera perché a lui non piace mettersi in mostra. E questo dimostra il grande uomo che è, e questo dimostra. Ciao! E questo dimostra il perché questa pizzeria e questa famiglia sia arrivata così lontano e la loro attività va avanti ormai dal 59. Bye guys, grazie mille, ci vediamo al prossimo vlog da New York.